Giovedì 21 marzo, il Gazzettino. Villa Franca Padovana, mentre la curia tace, emergono alcune novità sul trasferimento del parroco. Ecco alcuni passi della missiva. Tra virgolette, nonnismo e messe nere svelate da Don Bruno. Lo affermano 1200 parrocchiani di Taggidi Sotto, in una lettera inviata al cardinale Ruini e a molte autorità civili. La lettera dice: i giovani raccontano di aver fatto esperienze sconvolgenti partecipando a campi scuola estivi gestiti dagli animatori di alcuni anni fa, precedenti alla gestione di Don Bruno. Abituati a organizzare autonomamente i campi scuola, tali animatori spaventavano i ragazzi allestendo messe nere, inscenando rapimenti e costringendoli a sottostare a punizioni da caserma. Don Bruno, venendo a conoscenza dei fatti, vietò con forza che venissero ripetute azioni del genere. Non li ha denunciati la magistratura, gli animatori, esatto, non rassegnati, contrastarono con ogni mezzo gli interventi del parroco, tentando di coinvolgere i ragazzi più giovani nella loro polemica. La conseguenza fu l'allontanamento della vita parrocchiale per libera scelta degli animatori responsabili di tali usanze. Ecco, allora, cosa ne viene fuori di questo? Scusa, io intanto deduco una cosetta. Siccome un paio d'anni fa ci siamo scannati per i vari ritrovamenti di pseudo messe nere, no? In giro per il Padovano, a questo punto si può pensare che siano stati loro a farli. A parte il fatto che io sono sempre stato convinto che fossero i cattolici, però. Ecco, allora, Taggidi Sotto è la frazione di Villa Franca e il parroco di cui si parla è un Don Bruno Fagion. Ma cosa è successo a questo parroco? Questo parroco che è stato trasferito da autorità da quella sede. Allora, due cose: o era il parroco a fare le messe nere, o erano i superiori del parroco che facevano fare le messe nere e che gli andava bene. E che gli andava bene che venissero fatte. Ma la cosa più tragica è che questi genitori che mandano i loro figli in queste parrocchie affermano, sono 1200 a affermare, che i loro figli hanno subito messe nere nei campi scuola della parrocchia, violenze, punizioni a caserma, atti di nonnismo. E non le hanno denunciate alla polizia. E hanno continuato a mandare i figli in quella parrocchia, hanno continuato a fare i figli le stesse cose, non si sono ribellate. Le autorità che hanno saputo cosa hanno fatto? Il parroco, che loro considerano un santo uomo, cosa ha fatto? Dicono soltanto a... provveduto ad allontanare queste persone perché avevano dato scandalo, forse. Dopo non stupiamoci come avviene lo spaccio dell'eroina o perché avviene lo spaccio di eroina nel Padovano, Sì, e allora, di fronte a simili affermazioni, cosa è successo? Che questi 1200 parrocchiani fanno una lettera a chi? Fanno una lettera al cardinale Ruini chiedendogli che li mandano il loro parroco. E non gli importa di ottenere giustizia o di fermare la ripetizione di simili atti. Tanto è avvenuto all'interno di una struttura cattolica, è avvenuto all'interno della parrocchia, è avvenuto a imitazione di Gesù Cristo. E d'altronde questo qui è significativo, cioè quando arrestano, ricordatevi sempre che quando arrestano Gesù Cristo nell'orto di Getsemani, lo arrestano che un bambino scappa. Un ragazzino scappa nudo. E tra l'altro ci sono alcune Vangeli che Gesù Cristo, lo parla a parafrasare, dice: fa, ma perché mi venite a arrestare proprio qua, che sono tutto quanto il giorno al tempio a sparare cazzate, nessuno mi arresta mai, mi ferma mai. Proprio venite ad arrestarmi qua. Sì, probabilmente lo sto facendo, ragazzino. Potrete fermarmi a Gerusalemme, sono sempre lì a sparare cazzate dalla mattina alla sera, venite. Perché i romani non fermano un pazzo che spara quattro cazzate al tempio e lo vanno a arrestare proprio di notte, mentre è riunito con alcuni dei suoi discepoli di nascosto in un orto per chissà quali rituali, arrivano e trovano un bambino nudo che scappa quando loro si presentano, e questo qui si incazza e dice: ma perché non mi avete arrestato quando sparavo cazzate? Era meglio, no? Forse mi difendevo. Pensate anche a questo qua. E cosa fanno questi parrocchiani? Fanno la stessa cosa, cioè non chiedono giustizia, hanno accettato che i loro figli avevano subito, non gli hanno chiesto perché è avvenuto, non hanno messo in discussione niente, e fanno cosa? Chiedono il ritorno del parroco. Benissimo, se 1200 persone denunciano un simile fatto, il vescovo non ha fatto niente, il parroco non ha fatto niente, e loro non hanno fatto niente. E allora, come possiamo pensare che possono cambiare gli animi, possa cambiare la cultura, quando 1200 parrocchiani, di fronte alle violenze che i loro figli hanno subito, trovano normale, ci sia così buono vescovo, ci ridia il nostro pastore?
Fagli fare questo. Il nostro pastore che cosa ha fatto? Ha fatto solo il pastore, non ha fatto nulla di legale per fermare questo, non ha fatto nulla perché, affinché la giustizia colpisse queste persone. Questo è il Gazzettino, cronaca di Cittadella e Campo San Piero di giovedì 21 marzo. Ricordate... E quanti esperti di sede sul discorso del satanismo sono allarmati? Che risonanza ha avuto? Niente. Ricordatevi che questo, adesso non vedete gli effetti, ma troverete gli effetti fra 7, 8 anni, fra 5 anni, quando le persone cominceranno a drogarsi, a spacciare, cominceranno a prendersi da con gli immigrati, cominceranno a non capire un cazzo di politica, non capiranno un cazzo di sociologia, dimenticheranno completamente la storia, non gliene fregherà niente di niente se non quello di distruggere e danneggiare il sistema sociale. Perché in quelle condizioni li hanno messi i loro genitori, li ha messi la parrocchia. Per cui ricordate che lo spaccio di eroina si regge su tre colonne: c'è chi la produce, c'è chi la spaccia e c'è chi la consuma, e qualcuno costruisce le persone affinché la consumino, che poi per eroina è un modo più largo per definire tutta una serie di altre devastazioni del sistema sociale che avvengono. Sì, ma e di cosa si vanno a vantare questi genitori? Non della cultura che hanno avuto o che possono avere i figli, ma dicono testualmente, aperte virgolette, la liturgia domenicale viene seguita dai fedeli di ogni età e ben sentata che ricchetti dai 6 ai 16 anni hanno offerto la propria disponibilità a rotazione nell'eliminazione liturgica, chiuse virgolette. Cioè non ha detto che la cultura c'è stata della parrocchia, che hanno avuto un beneficio, no. Pensate, 70 chierichetti. Abbiamo 70 ragazzi, schiavi che fanno i dai 6 ai 16 anni, vanno a usare il loro tempo per fare l'eliminazione liturgica. E cosa dice, ad esempio, qual è la presenza concreta? La presenza di supporto ai campi estivi per i ragazzi ha visto ogni anno una trentina di genitori che a rotazione si sono affiancati al parco e agli animatori, chiuse virgolette. E questo è significativo. Cioè, non siamo stati capaci di produrre cultura, informazione, benefici per i figli. No, 70 persone sono state disposte a collaborare con un parroco che non ha denunciato chi violentava o puniva o veramente maltrattava i propri figli. Cioè, è questa l'educazione che noi vogliamo proporre. E nessuno di questi ha avuto il coraggio di fare un esposto, non dico una denuncia, un esposto alla Procura della Repubblica. O di rivolgersi ai carabinieri. O di rivolgersi ai carabinieri. No, hanno fatto semplicemente una lettera in cui chiedevano a fare cardinale Ruini, per favore ridacci il nostro parroco. Ecco. E mi viene da pensare, ma perché se un parroco ferma questa attività viene rimosso? Senti, diciamo, io lo dico, tutti i soci, ma io lo dico, questi genitori sono dei grandissimi pezzi di merda. Francesco, so che tutti i soci, ma io lo dico, scusa me sa, perché uno che si comporta così è un pezzo di merda. Il problema è che sono 1200 pezzi di merda se escono dal genitore. Tu ti sei dissociato! No, il problema è che effettivamente stanno distruggendo quello che è il sistema sociale. Ma veramente lo stanno distruggendo, anche perché chi arriva dall'estero, chi arriva dagli altri paesi, chi arriva a essere immigrato, arriva con una consapevolezza delle proprie necessità, dei propri bisogni e dei propri progetti di vita infinitamente più grossi e più profondi di quelli che avranno mai questi ragazzi. Per cui è come se voi e i vostri figli tagliaste braccia e gambe e li mettete sulla piazza a far concorrenza. Cioè, per me è un'infamia talmente enorme, talmente grande, ma veramente siete dei pezzi di merda, eh? Ma è inconcepibile, inconcepibile. Solo il fatto che uno chieda giustizia, solo il fatto che uno chiede giustizia già rimuove una parte del danno che è stato fatto. Cioè, chiaramente non lo rimuove del tutto, ma solo chiedendo giustizia. Non avere coraggio neanche di fare questo, no? Lo so. Sì, e il giornalista scrive, fa, la curia sui motivi del trasferimento non ha mai dato risposte esaurienti. A meno che non abbia informazioni diverse da quelle che hanno loro. Sai, sì, ma, Però neanche la curia lo ha denunciato alla magistratura, per cui è colpevole. Nessuno, neanche dei 1200 genitori, risulta averlo fatto. Sì, sì. Provate a pensare se qualcuno avesse trovato un crocifisso che per forza naturale è caduto giù perché Newton ha scoperto la gravità. Satanisti avrebbero detto immediatamente. No, ma cioè, hanno arrestato, c'è stato ieri o l'altro ieri, un mago
che truffava le persone con dei riti cristiani, naturalmente, sì, giocati sul satanismo. Mi hanno dato notizie al telegiornale. Sì, sì, ma e questa 1200 cosa... spariscono letteralmente. Sì, e tenendo conto che non si sa il numero dei bambini, perché se i genitori affermano nonnismo e messe nere fatte da chi lavorava in parrocchia e chi agiva nella parrocchia, e si tenendo conto che penso che il numero dei partecipanti, se questa liturgia domenicale c'hanno 70 chirichetti, se ai campeggi partecipano 30 genitori per gestire i bambini, quanta gente è coinvolta? Quanti bambini hanno subito queste violenze? Sì. Perché facciamo un rapido calcolo, se sono 30 genitori che vanno a gestire i campeggi, quanti decine di bambini hanno fatto quello? 100, almeno un 300. Ecco, e nessuno di queste 1200 persone ha trovato normale chiedere giustizia, e soprattutto non ha detto, vabbè, hanno subito violenza, vabbè, il parroco li ha cacciati, il vescovo ci tira via il parroco che ci ha cacciato queste persone qua, ridateci il pastore, tutti amici come prima, e le cose sono finite. Fate pensare, ad esempio, cosa è successo con delle accuse false ai bambini di Satana a Bologna. Cioè, no, fate la proporzione. Adesso Dimitri ha chiesto 1 miliardo di risarcimento danni. Sì. Cioè, fate un po' voi. Sì, ma qui ci troviamo di fronte a una denuncia così grossa, benissimo, nessuna autorità, e gli esperti sul satanismo non hanno nulla da dire. Sarebbe da fare una letterina alla procura anche qua, ma... Ti dico, cioè, questo qua è significativo. Ma cosa può... Io e Calogero non ci vediamo molto bene. Anzi, l'ultima volta che l'ho visto per caso è scappato via letteralmente. Ecco. Allora, questo è un articolo del 21 marzo sul Gazzettino. Ma cosa porta col passare del tempo sicuramente questa attività? Il Corriere della Sera del 29 marzo dice, in un articolo fa, secondo la rivista Time, la Chiesa avrebbe già pagato oltre $1 miliardo, oltre 1 miliardo e 1100 milioni di euro per i suoi preti peccatori, la Chiesa americana, cioè rendetevi conto, perché io penso che se si dovesse aprire un'inchiesta su quello che è successo a Taggi di Sotto, quanti decine di bambini sono stati coinvolti, eppure vedete qual è la differenza, negli Stati Uniti si riesce a far pagare alla Chiesa americana cattolica $1 miliardo e poi le cause che ha già sborsato, non sappiamo quanti ne andrà ancora a sborsare per i centinaia, i migliaia di casi che verranno fuori con il tempo, e qui ci si è contenta di dire, di fare una letterina al giornale perché si viene tolto il parroco. Aspetta, cosa produce questo? Io ci vedo un articolo della Repubblica del 27 marzo e dice il Prozac favorisce il cancro, allarme degli scienziati inglesi, in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il male di vivere è una patologia planetaria, cioè il male di vivere è una patologia planetaria. Dice dirigenti delle case farmaceutiche interessate hanno sostenuto che non c'è alcuna prova che le medicine causino aumenti di tumori e hanno chiesto se gli alti dosaggi usati dal professor Gordon negli esperimenti possono avere incidenza sulle conclusioni. Il Prozac è in commercio dalla metà degli anni 80 e viene attualmente utilizzato in milioni di unità all'anno. È uno dei farmaci principe per curare la depressione. Proprio ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso dati allarmanti sulla diffusione del male oscuro. Il costo sociale di questo male, che si manifesta con disistima, tristezza e malinconia, è di oltre 20.000 miliardi di lire, pari a oltre 10 milioni di euro l'anno, tra costi diretti, assistenza e cure, e costi indiretti, calo di produttività senza lavoro e direi suicidio e distruzione della vita. Questo è l'effetto del monoteismo. Sì. Voi Claudio, visto che... Sì, diamo via le telefonate. Sì, allora 049-700-700 e 049-700-838 per chi vuole intervenire in trasmissione, appunto, con domande attinenti alla nostra trasmissione. Pronto. Ciao. Una domanda, volevo condividere una cosa. Una presa di posizione della Chiesa, ultima qua riguardo dei preti pedofili, no? Secondo cui il Vaticano ha informato anche tutti gli ecclesiastici che sono a conoscenza di loro colleghi che avrebbero, insomma, abusato di bambini, di denunciarli, no? Però, no, 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 no.
No, non denunciarli, non esiste. No, no, un momento, no, io l'ho sentita questa. Non di denunciarli alla giustizia. Di avvertire il Vaticano. Esatto. Di avvertire il Vaticano, sì, così si prov- Esatto, che poi loro prenderebbero dei provvedimenti e giudicherebbero loro i sacerdoti colpevoli di atti di pedofilia. Ma io dico una cosa, ma perché loro che fanno reati su bambini, per esempio nostri, no, italiani, dopo devono essere giudicati da un tribunale ecclesiastico, per capirsi, no? Ma perché questo è il modo loro di proteggersi, no? Cioè, non lo trovo giusto, loro dovrebbero almeno passare sotto il giudizio della giustizia italiana, delle leggi italiane, come credo sono sottoposti tutti i cittadini di questo Stato. Mm. E questa cosa non l'ho capita, cioè non, certo che tu dici, insomma, la spiegazione c'è, ma voglio dire, un prete, se loro facessero dire atti tra preti, mi starebbe anche bene che, non so, ci pensasse il tribunale ecclesiastico e finita là. Ma loro questi reati li fanno sul territorio italiano, no? Mm. Ecco, non su, credo che il Papa o almeno il Vaticano ha un territorio ben riconosciuto, è uno Stato indipendente a sé, in quel posto, in quei pochi chilometri quadrati, per me potrebbero fare tutti i reati che vogliono e me ne frego se si arrangiano, no? Ma i reati che i preti pedofili fanno su bambini italiani e su territorio italiano, perché devono essere, secondo me, come hanno preso posizione così ultimamente la gerarchia ecclesiastica, condannati e passati proprio in giudicato da un tribunale ecclesiastico? Che senso ha questo? Posso darti una risposta? Sì, grazie, ciao. Allora, ciao. Il Corriere della Sera. Nel 1985, a Lafayette, in Louisiana, Don Gilbert Gautier fu condannato a 20 anni di prigione per aver molestato 37 bambini. La curia lo aveva richiamato una decina di anni prima, senza esito. Sì. Penso che non ci sia migliore risposta, insomma. Bartolomeo da Wizza. Senti, mi so soltanto una roba, ascolto sempre Radio Cooperativa e vi dico che Don Albino Villar spacca il culo, maledetti miscredenti. Ascolta Radio Cooperativa. Ah, sì, Don Albino, per me personalmente è solo uno stronzo, prete che adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui figurati che cazzo me ne frega a me di un personaggio così. Beh, potresti farci un favore, rigira la telefonata, chiami Don Albino e dici se quello che hai detto a noi. Beh, e vediamo come la prende, se hai coraggio di farlo. Pronto? Beh, no, tutto questo è limitato, il messaggio è molto contenuto. No, Pronto? Sì. Pronto? Ascolta, avevo bisogno di capire questo. Avete parlato di Tagiri sotto, giusto? Sì. Non ho seguito tutta la trasmissione, volevo capire che cosa è. Adesso è abbastanza tardi, perché devo andare. Comunque, se tu hai internet, vai su internet, Gazzettino del 21 marzo, cronaca di Cittadella Campo San Piero, e leggi la notizia. Sul Gazzettino, cioè vai su internet, sì. Il Gazzettino del 21 marzo, te lo, sì, scegli, vai in archivio. Cronaca Cittadella Campo San Piero. Cronaca di Cittadella Campo San Piero e ti scarichi l'articolo. No, cioè, voi sapete, forse l'avete già detto, che hanno allontanato il prete di Tagliatelle. Sì. Ma è proprio per un motivo di pedofilia, cosa del genere? No. È stato allontanato, il motivo per cui è stato allontanato non è chiaro, però la lettera di parrocchiani dicono che prima di lui venivano organizzate messe nere, venivano organizzati trattamenti da caserma per i ragazzi e i ragazzi avrebbero subito delle violenze. Il parroco avrebbe allontanato? Il parroco avrebbe allontanato, fra virgolette, quelli che hanno fatto questo, però la curia ha allontanato il parroco. Sono 1200 lettere di 1200 parrocchiani che firmano quella lettera, ma non c'è stato nessuna risposta dalla magistratura. La magistratura, per quanto ne sappiamo noi, non è intervenuta. Ma anche perché non hanno avvisato la magistratura. Voi sapete com'è la... No, noi prendiamo quello che ci passano i giornali e commentiamo quello che il Gazzettino dice, questo. Sufficiente questo. Comunque, se tu... non facciamo i poliziotti. No, c'è una forte presenza della gente lì nel posto che vuole che ritorni il parroco, perché è stato allontanato adesso. No, noi sappiamo che dei ragazzini hanno subito violenza, sappiamo che ci sono state dei parrocchiani che hanno organizzato messe nere, questo ci fa andare in bestia,
E sappiamo che ci sono state appunto queste violenze e nessuno ha fatto un esposto alla magistratura, questo ci fa. Dopodiché le cose interne alla Chiesa Cattolica le lasciamo a loro, no? Però noi sappiamo che delle persone hanno subito violenza e la magistratura non è stata messa nelle condizioni di intervenire o non è intervenuta. Noi abbiamo letto quello che è scritto sulla lettera riportata dal Gazzettino. Dopodiché, chiaramente, se sotto ci sono altre storie o altre condizioni, a noi questo non lo sappiamo, non facciamo i poliziotti, non ci interessa. Capisci? Cioè noi facciamo sociologia, cioè noi facciamo religione, ecco. Molto bene, grazie. Sì, io torno a ripetere, quello che c'è all'interno dei meccanismi cattolici non mi interessa. Io ho solamente riportato quello che il giovedì 21 marzo scrive il Gazzettino. Pronto? E su internet per 30 giorni lo trovate fino al 21 di aprile, perciò potete. Piero, saluto anche a Francesco. Ciao. Sedimi. Ecco, quando che se verifica sto fenomeno, no? Desti preti. Che succede che mette in mano sul culo i puteghi, fa tutte che robe mi domando, dico a gente chi che anche ascolta, che come chi fa a dare fiducia ancora a un'istituzione? Abbiamo visto che in America è già stai punì, perseguì, perché in Italia non succede la stessa roba? Ma i magistrati potrebbero dire perché noi non siamo a conoscenza dei fatti, io dico perché indagano poco. Però è un'opinione. Non c'è la volontà di indagare? Cioè, un conto se indagare poco. Non puoi andare da un magistrato a dirgli tu non hai la volontà di indagare, questo non si può fare, però si può leggere i fatti e dire c'è del marcio sotto, però non si può andare da un magistrato a dire tu non hai la volontà di indagare, perché il magistrato potrebbe rispondere se io so indago, siccome non so non indago. Ma questo è giusto. Capisci? È giusto, però come cioè, il discorso è che mi parte sempre cioè la mentalità sbagliata delle persone, che tu capisci? Sì. La mentalità sbagliata delle persone che dà in mano a questi personaggi, uno è responsabile. Potere assoluto su di vita e morte, quindi non si può dopo venirsi a lamentare quando succede queste robe qua. Infatti. Secondo me, tu capisci? Sì, no, ma hai ragione. Sono d'accordo anch'io. Tutto è insomma meno, perché non vedo che non si può, cioè, se l'unica con suo daghe un potere così grande, non si può dopo venire nelle società e dire daghe rompere i coglioni anche altri praticamente, capito? Come del discorso. Sono bene, saluto. Ciao. Sì, d'altronde la responsabilità individuale è sempre la responsabilità fondamentale, se poi le persone sono capaci di fregarsene, di lasciar correre, è una responsabilità loro che avrà delle conseguenze negative. Noi collochiamo i fatti nella situazione in cui si svolgono o vengono detti per i giornali, e nel senso che alcuni di questi fatti potrebbero essere anche falsi oppure potrebbero anche essere riportati male o collocati in maniera sbagliata. Chiaramente alcune collocazioni le leggiamo noi, cioè per esempio io so benissimo che non esistono i satanisti, pertanto se qualcuno mi viene a dire ci sono riti satanici a destra e a sinistra, chiaramente dico è un falso, perché so che non esistono i satanisti, mentre invece se mi dicono che succede violenza nelle parrocchie, siccome ho la consapevolezza che questo avviene normalmente, sono più attento a quella condizione, anche perché quella è imposta dal Dio. Ultima telefonata poi chiudiamo. Va bene. Pronto? Ciao, sono Daniele da Vicenza. Ciao, dimmi. Intanto volevo farti i complimenti, mi chiedo perché all'estero ci sono molti più scandali che in Italia. A me sembra lampante perché in Italia c'è il Papa, quindi è sicuramente più difficile combattere questa pestilenza che in America piuttosto che in Spagna. Secondo me la vedo in questo modo. Comunque in Spagna non sono messi molto bene, Sì. Perché stanno andando giù molto duri i spagnoli. Sì, in Italia credo sia praticamente impossibile metterli. Io ho un articolo sotto mano adesso, no? Sì. Che si parla dell'arresto di un prete a Palermo. Però l'ho visto da un articolo della Repubblica, però non si sa da nessun'altra parte. Cioè, non l'ho visto né dai giornali né altri posti, capisci? Sono molto silenziati. Sì, infatti, va bene, grazie, ciao. Prego, ciao. Chiudiamo qui allora noi e la trasmissione. Francesco, concludi con quello che devi dire. Io non devo molto da aggiungere perché purtroppo il materiale di cui dovevamo affrontare era moltissimo, il tempo è sempre tiranno, va bene. Comunque io ringrazio gli ascoltatori, ricordo sempre che per chi vuole seguire le nostre tematiche, vuole essere informato, vuole partecipare ai dibattiti più ampi, esiste lo strumento di internet, delle varie mailing list che si trovano su
sui vari servizi di Yahoo in cui le persone, nella categoria paganesimo, in cui le persone possono partecipare liberamente, dare il loro contributo e rimanere collegati in informati con noi. Sì, a parte internet, a parte tutti i problemi che abbiamo, che comunque stiamo in ogni caso sviluppando tutto il lavoro che stiamo facendo, e vi ricordo che su Televideo Rai oggi potete guardare la pagina 102 e c'è la chiamata da parte degli avvocati delle vittime del Vaticano in giudizio, cioè il Vaticano è chiamato a rispondere in giudizio per con responsabilità nella violenza di minori. Basta pensare che è il caso del prete pedofilo in Francia, in questo ha chiesto addirittura l'udienza del Papa. Questo non me lo sto inventando io, ma noi queste cose che dovevano accadere le diciamo da 5 anni e stanno devastando il sistema sociale in cui viviamo. Perché questo? Perché il sistema sociale ha nuove esigenze, mentre loro stuprano bambini come si facevano nel Medioevo, solo che il prodotto finale, cioè l'uomo che cresce, non vive più in una società medievale, ma vive in una società moderna con problemi infinitamente maggiori, per cui incapace di affrontarla, incapace a costruirsi, per cui indebolendo l'intera struttura sociale. Non stiamo scherzando, cioè qui non si tratta di far politica, si tratta semplicemente di chiarificare un fenomeno e di sperare che le forze sociali che crescano vanno a bloccare quel fenomeno. Ed è la questione religiosa che per noi è importante, perché se noi diciamo che l'uomo si costruisce, cioè che noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, se tu mi blocchi la mia costruzione, tu fai il male peggiore dei delitti infami religiosi che tu puoi commettere. Cioè, anziché favorire la crescita delle persone, che favorisce la tua stessa crescita, tu vai a meno male delle persone nella loro crescita. Nel paganesimo non esiste un delitto più grande. È una cosa che vorremmo rimarcare sempre e ripetere finché siamo stanchi, è che preti, pedofili o chi commette violenza di cattolici sui ragazzi non lo fa perché è perverso, ma lo fa in imitazione continua e perfetta di Gesù Cristo. Esatto. Che la violenza che i cattolici esercitano sui ragazzi, sulla pedofilia, è perché Gesù Cristo gliela ordinata, gliela comandata e gli ha dato da esempio. Di conseguenza i cristiani che fanno violenza, fanno pedofilia, non lo fanno per la loro perversione, lo fanno perché vogliono assomigliare a Gesù Cristo. Che non significa amare il ragazzo, perché voi nel prete non avete l'amore per il bambino che poi magari va anche negli atti sessuali. Voi avete semplicemente l'atto di possesso e l'esercizio di potere del prete sul bambino. Per cui non è la pedofilia greca o l'amore che c'era verso il ragazzo, verso il giovane, che magari era anche una questione di affetto per la persona. Qui abbiamo semplicemente le persone trasformate in bestie e stuprate per esercizio di possesso. Questa è l'infamia. A imitazione e a perfezione di Gesù Cristo. Ciao a tutti e a sentirci alle ore 19. Alle ore 19 metterò su un CD del dibattito.